Salve, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Federico Caboni e parlerò di introduzione al fast testing, quindi se siete qui per sbaglio fate ancora in tempo, avete ancora qualche secondo per scappare. Se non siete qui per sbaglio, immagino che o siate degli sviluppatori e quindi siete interessati al testing, oppure siete molto annoiati questo sabato e non sapevate proprio che cosa fare. Comunque, quanti di voi sono sviluppatori? Non siete modesti. Scrive qualche script, sistemista. No, proprio vi, non sapevate, non c'era nulla al cinema oggi. Allora, testing, perché c'è bisogno del testing? Che cosa vuol dire testing? Facciamo un riepilogo, perché noi parleremo di fast testing, che è un tipo di testing, quindi parliamone un po' in generale. C'è bisogno di fare testing fondamentalmente perché il software fa schifo. Lo sappiamo tutti, se le macchine fossero come software, esploreremmo cercando di andare da quel supermercato una volta ogni 2 giorni, più o meno. E il software di solito è pieno di problemi, per mille motivi, e non siamo qui a parlare perché, per cicli di sviluppo, complessità, però è vero che il software tendenzialmente tende a sviluppare tantissimi problemi, e anche il migliore degli sviluppatori, il più esperto degli sviluppatori, forse ancora di più, tende a introdurre errori anche banali. Quindi, quando l'errore si trova, errore bug, si fa quello che si dice debugging, cioè si corregge. Però, siccome trovare un bug quando il programma c'hanno già gli utenti tende a essere spiacevole e costoso, costoso perché gli utenti non la prendono bene, la vostra azienda probabilmente non la ricorderanno con piacere, insomma, chiaramente si tende a evitare, li si vuole trovare prima. E il testing fa proprio questo. Testing vuol dire controllare. Controllo prima se ci sono dei problemi, prima di farlo uscire. Bene o male, se voi avete scritto un qualsiasi script, programma, che abbiate scritto un sistema enorme o anche il classico, la classica cosa in Basic per fare giochini o qualsiasi altra cosa, avete fatto testing. Il modo più, diciamo che ci sono tanti modi per suddividere il testing, ci sono, ormai è diventata una scienza, una tecnica molto ampia. A grandi linee possiamo dividerlo in due classi: white box e black box. Che cosa vuol dire? Cos'è questa box, questa scatola? La scatola è il vostro software. Se la scatola è bianca, si vede attraverso, quindi fondamentalmente voi conoscete il codice sorgente di quello che c'è scritto, lo sapete, lo potete maneggiare e quindi andate direttamente a testare all'interno del codice sorgente. La cosa più banale, più informale che tutti avete fatto sicuramente è quando si fa un programma, ma qui x dovrebbe valere 100, però c'è qualcosa che non vale, facciamo un print e stampiamo, quindi alla fine sono quei programmi che quando li eseguite, che print sono qui prima di chiamare la funzione vale 50. È un metodo di testing il più informale possibile che abbiamo usato tutti. Certo, non è il gold standard, non vi daranno nessun premio per fare testing in questo modo, però funziona e si usa tutti. Questo è già testing. Perché? Perché stiamo provando che le cose siano come ci si aspetta. Cioè, se tu stampi x, ti aspetti che sia 50 ed è 0 oppure null, forse c'è qualcosa che non va. Chiaramente ci sono dei modi più formali, più strutturati, che funzionano. Uno, per chi sviluppa un pochino, avrà sentito parlare degli unit test. Unit test, questo è un classico esempio preso da Wikipedia, in Java. Unit test vuol dire semplicemente ho una libreria che mi permette di scrivere delle classi che a loro volta testano dei comportamenti del mio codice. Cioè, per esempio, io mi aspetto che se tu alla mia calcolatrice gli passi 5 per 10 esca 50, quindi fai tutta una serie di test di questo tipo qui. Chiaramente più il software diventa grosso, più questi test diventano di più. Non ci approfondiamo, abbiamo capito. L'altro tipo di testing, abbiamo detto prima la distinzione white box, black box. Black box vuol dire che come è fatto il software dentro non lo vediamo, perché non abbiamo il codice o perché non ci interessa vederlo da quel punto di vista. Non ci interessa. Quindi cosa testiamo? Testiamo i comportamenti che ha questo software verso l'esterno. Per esempio, un browser, Firefox. Un test white box di Firefox avverrebbe all'interno del codice. Per esempio, se mi arriva questo tag, allora devo capire che questo è HTML5. Un test black box di Firefox sarebbe andare su un sito e scrivere vedere se Firefox crasha. In generale i test black box sono fatti spesso da esseri umani, ma a volte anche da programmi automatizzati e sono un pochino più
orientati rispetto al codice, sono più orientati alle azioni, quindi state testando un'applicazione online, quindi un test case potrebbe essere provo a fare il login e vedo se funziona. Banale, però il testing è fatto anche di cose banali, quindi c'è una lista di test case e lì si fa dall'esterno, quindi black box. Questi due tipi di testing, in cui possiamo un pochino racchiudere poi tutte le varie tecniche, hanno una cosa in comune molto importante, cioè che sono cose deterministiche. In che senso deterministiche? Nel senso che questa che sto per dire sembrerà una boiata perché è ovvia, però è così, che voi testate solo quello che sapete che dovete testare. Cioè, quando voi scrivete un test, sapete che cosa state controllando. Ci sono delle cose che si testano perché si sa che si sbaglia sempre, tipo gli array, i 15 vanno da 0 nel menu, lì si sa che si tende a sbagliare, quindi si mettono dei test. I file, se avete un programma che accetta input output da files, sapete per esperienza, se non ve lo dico io, che è una buona regola provare cosa succede se passate un file vuoto, perché il tipo di cose, di situazioni, si chiamano casi limite, che è bene testare. Un bug che c'è già stato nel software, prima cosa quando il bug avviene è scrivere un test che controlla che non ritorni, perché i bug hanno questa bella abitudine di ritornare dopo un mese, dopo sei, più il software è grosso. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di cose che per vari motivi sappiamo già che dobbiamo controllare. E il problema è proprio questo, che noi stiamo testando solo cose che sappiamo già che dobbiamo controllare. Adesso lasciamo un attimo da parte il testing, lasciamo un attimo da parte l'informatica. Parliamo di qualcosa di un pochino più ampio per un minuto, poi ha senso, circa. Se avete un minimo di interesse per la scienza moderna, a qualsiasi livello, insomma, io non sono un fisico, non sono, ma anche a livello molto così divulgativo, sapete che c'è stata una rottura negli ultimi decenni rispetto alla cosiddetta fisica classica, che vedeva il mondo come fondamentalmente un grosso tavolo da biliardo in cui se tu sapevi con che angolo la stecca colpiva la palla, sapevi benissimo cosa andava a succedere così. Avevamo un modello di atomo che era un elettrone che girava secondo una traiettoria circolare perfetta attorno al nucleo. Poi è arrivata la fisica quantistica, è arrivato l'orbitale, quindi non c'è più, l'elettrone non si dice più che gira, ma che ha una certa probabilità di essere da una parte o dall'altra, forse c'è, forse non c'è, forse onda, forse particella. Si parla sempre di più in termini probabilistici. Anche a livello culturale questo tipo di cose sono state un pochino il secondo shock dopo quello dell'evoluzionismo culturale, perché prima ci si accorge che l'uomo non è più al centro dell'universo animale come si pensava, poi ci si accorge che la natura non è basata su regole certe e determinate, ma su caso, probabilità, famosa frase di Einstein, anche Dio non gioca a dadi, perché è una cosa comunque spaventosa. Comunque, parlando anche di cose meno alte, della tecnica, della tecnologia di tutti i giorni, questo tipo di approccio è usato dappertutto. Che voi stiate testando un'automobile a galleria del vento o anche qualcosa di molto fisico che sembra molto poco aleatorio, come la casa o un ponte, oggi si usano tecniche probabilistiche. Addirittura la legge, se c'è qualche ingegnere qui, non so, civile, dire, lo saprà che nei nuovi eurocodici molte cose vanno progettate in modo probabilistico, per forza, perché dà dei risultati migliori. E quindi a questo punto ci si chiede perché proprio il software, che è la cosa, se volete, più aleatoria e più casuale che esiste, perché non c'è la natura sotto, perché è tutta roba fatta dagli uomini, c'è qualcuno che ha fatto il compilatore, qualcuno che ha fatto l'hardware, qualcuno che vi sta mettendo l'input, c'è una quantità di cose strane che possono succedere enorme, proprio noi usiamo delle tecniche che sono puramente deterministiche. Perché? E soprattutto come porvi rimedio. Sembra una cosa banale una volta che ci si pensa, ma la soluzione a questo tipo di problema nasce in realtà molto recentemente, diciamo quasi negli anni 90, che si chiama fuzzing o fuzz testing. L'idea di base è estremamente semplice, proprio per questo che quando la si vede si dice ma perché in 30 anni di informatica nessuno ci aveva pensato. Nasce da un progetto di una piccola anche università americana, un progetto di quelli che si fanno durante i corsi, in cui questo professore faceva fare ai ragazzi un programma che sparava dati a caso come input della maggior parte dei programmi Unix, programmi di rete, utility, così, dati a caso, dati random.
E Unix, che è uno dei sistemi che ancora oggi sta al sinonimo di robustezza, così circa un terzo dei programmi di Unix crashavano in questo modo qui. Programmi di rete, buffer overflow, di tutto. E questa è una cosa particolare, cioè sparando dei dati puramente casuali a dei programmi si escono fuori dei problemi che dei bravissimi sviluppatori, come sono stati quelli che trovavano Unix, non avevano trovato. Dopo 2 anni di questi tipi di giochi, questi studenti, è nata una pubblicazione che, se vi interessa leggere, c'è lì il titolo. È stata ripetuta la prova anche su X, su programmi grafici, su rete, e i risultati sono sempre stati di questo tipo qui, cioè in modo anche molto sorprendente, andando a sparare dei dati a caso in input ai vari programmi, questi venivano fuori una serie di bug imprevisti enormi. Questo tipo di cosa ha trovato sempre, dopo queste prime prove, sempre più applicazione, si è anche evoluto chiaramente tecnicamente ed è stato usato molto negli ultimi anni. È stato usato, i campi di applicazione dove conviene usare queste cose qui è proprio quelli dove ci sono più dati che in qualche modo provengono dagli utenti. Per esempio, tutto quello che ha un formato di file, come per esempio Excel, ma anche GNUmeric. Se guardate il blog dell'autore di GNUmeric, che penso che conosciate, sia l'equivalente di un equivalente open source di Excel, lui ha usato questa tecnica qui di fuzzing, partendo da un file normale per corromperlo, trovando dei bug che mai avrebbe trovato. Cioè, tipo, se tu scrivevi 0 nella 15ª cella della 2000ª colonna, il programma crashava, poi vai a capire perché, però insomma si trovano delle cose inaspettate, ed è stato usato soprattutto per mplayer, per VLC, per tutte quelle cose che prendono dentro formati di dati complessi che possono corrompersi per mille motivi, per un encoding andato male, e che in questo modo si riesce a fare. In pratica stiamo portando un approccio probabilistico casuale nel mondo del software. Detto così sembra tutto anche un po' nebuloso e un po' complesso. In realtà è più semplice, adesso lo vediamo nella pratica che cosa vuol dire. Diciamo che sono due approcci possibili. Uno è quello generativo, cioè tu ti crei dei dati casuali da zero. Chiaramente questo approccio è complicato, perché creare un file Excel da zero, un file Excel che sia un file Excel, non un ammasso di byte a caso, non è semplice, deve rispettare un sacco di regole. Quindi se tu vuoi creare dei dati semi-casuali in questo modo qui, devi prima scrivere una descrizione del formato di dati, in modo che il fuzzer, il programma che fa il fuzzing, sappia come è fatto, e questo è molto complicato. L'altro modo, che è un po' l'uovo di Colombo, è quello di fare permutazione, cioè tu parti da un file che funziona e poi ci cambi dei bit a caso, lo muti. Banalità, è proprio molto semplice, proprio arrivando a livello base, questo vuol dire che tu c'hai una stringa di, questo è un byte, sono 8 bit, incidentalmente è 0, è un null, e c'è un programma che a caso ti gira qualche bit, 1, 2, tutti. Questo vuol dire passa di 0 a 1 e di 1 a 0. Così sembra più semplice. Adesso vediamo uno specifico tool. C'è qualche modo per tenere... Non c'è un... Bene. Vediamo uno specifico tool che c'è su Linux, non solo se riesco a scrivere con la sola mano, che si chiama ZUF. Tra l'altro si chiama... Grazie. Un applauso a Valle... No, non c'è bisogno. Purtroppo c'è di meglio, come però siamo... Allora, ZUF, perché è il contrario di fuzz. Lo vediamo. In genere c'è installato su Linux già di base, funziona anche per altri. Vedete tutti bene? È troppo piccolo? È gratis il creato. Comunque, cosa fa ZUF? Abbiamo detto che corrompe dei dati a caso. Prima di tutto procuriamoci dei dati, che si veda bene se si corrompono. Su Unix c'è un bellissimo file che si chiama devzero, che ha zeri. Cioè lui sputa fuori delle stringhe di 0000. Benissimo. Chiaramente se facciamo una cosa del genere non la smetti più, perché è infinito, devzero è un file finito. Quindi usiamo un programma che si chiama xdump, a cui possiamo dire dacci 32 byte da devzero, e ci abbiamo 32 zeri. Bello, direte voi, chiaro. Così un pochino più chiaro. Le righe che ci sono all'inizio, quelle 10-20, sono giusto per capire, i dati sono quelli sulla destra. 0000000. Come si farà con un fuzzer a prendere devzero, intercettare il file? È molto semplice. Voi scrivete ZUF, il nome del comando,
E lui c'ha, cioè, vedete che da Dev Zero stanno venendo dei due, c'è qualcosa che, cioè, sta funzionando. Come fa? In realtà fa in modo molto semplice. Zoof praticamente intercetta le chiamate di sistema, di apertura file, anche di apertura di socket di rete, del comando successivo e ci pensa lui. C'è una modalità debugging in cui lui fa vedere cosa sta succedendo. Lui ha intercettato questa chiamata di sistema in cui viene aperto il file DevZero e prima che l'applicazione si prenda i suoi dati, lui ci fa le sue cose. Cosa vuol dire questo? Cosa sta facendo esattamente? Sta modificando, girando un certo numero di bit, ma quanti? In realtà c'è un parametro che ti permette di dire non quanti bit, perché ricordate che è tutto probabilistico, quindi quanto in percentuale circa di bit lui modificherà. C'è un default che è così, che vuol dire 0,4%. Se fate il calcolo, 0,4% di 256 bit, che sono 32 byte per 8, è circa 1, quindi vengono 2, essendo una cosa random più o meno ci siamo. Possiamo provare a prendere un pochino più byte, vedere cosa succede, vedete, qui più o meno il rating è quello. Chiaramente gli si può dire, volendo, gli si può cambiare il rapporto di incasinatura, in termine tecnico, ricordate che l'avete imparato qui, del file, 40%, ecco, così è già riconoscibile, il 40% dei bit è stato modificato, così è il 4% e così via. Una cosa importante, perché adesso noi ci poniamo il problema, sì, ma io se corrompo i dati così e scopro un bug, se questo è casuale, come cavolo faccio poi a capire dove era il bug? E qui c'è l'altra caratteristica geniale che rende utile questo discorso qui, che in realtà è casuale ma riproducibile. Cosa vuol dire? Lui usa è casuale ma riproducibile, cioè lui usa un seed, un seme, che è un parametro che gli permette di generare certi numeri casuali. Lui di default ha il seme 0. Usando quello stesso seme, che si può cambiare chiaramente, perché se noi vogliamo, cioè se io gli dico che il seme 1 in questo caso non ha corrotto nulla, perché è sempre probabilistico, se gli dico che il seme è un numero, potete metterci quello che volete. Qui c'è un 8, per esempio. Vedete. Se riproviamo il primo, che adesso vi dimostro che dipende solamente, che a parità di seme, dovunque voi eseguiate questa cosa sul mio computer, sul vostro, vi darà sempre lo stesso risultato. Non so se qualcuno ha un portatile. Provi, adesso proverò, ricordatevi dove stanno questi due, uno qui e uno nella seconda riga. Adesso provo la stessa cosa su, questo è un altro computer, perché è lo stesso computer ma è macOS. Qui c'è addirittura un altro programma, si chiama Xdump, non HD. Gli facciamo fare la stessa cosa, quindi gli arrivano gli stessi dati, dev 0, e il risultato è uguale. Si può fare anche in un altro modo, anziché usare Zoof, gli si può fare con cat, per esempio. Cat dev 0, lo concateniamo a Zoof e usiamo dopo Xdump per vedere i risultati di Zoof, perché sennò anche lì continua all'infinito. E il risultato è uguale, cioè questa è una caratteristica importantissima dei fase. A parità di seme, non importa che programma sia, che legge, cioè se voi fate se intercettate cat, se intercettate qualsiasi altra cosa che ha gli stessi dati, questi verranno corrotti sempre in modo riproducibile. Come si fa allora se io voglio, perché dici qui è casuale ma è uno, c'è il modo di dirgli di cambiare il seme, cioè tu corrompimi questi dati con semi che vanno da zero, ogni seme ha una probabilità diversa, 10.000, e lui continua così ogni volta corrompendo cose diverse. La cosa bella è che tu sai, puoi salvarti qual è il seme usato, quindi quando viene fuori qualche cosa lo sai. Vediamo un altro esempio un pochino più leggibile degli zeri. Io qui ho un file che ho già preparato, è un file di HashArt stupidissimo fatto con delle pipe. Qui se fai un cat ti esce lui, se fai zoof cosa succede? Vedete che c'è qualche cambiamento, c'è qualche spazio che è diventato un apice. Quello che è successo è esattamente quello che vi ho fatto vedere prima, che adesso vediamo nel dettaglio, cioè lo spazio, se andate a vedervi Manashi, lo spazio ha valore decimale 32, in esadecimale 2,0,
ed è stato cambiato un bit, il penultimo in questo caso, e l'ha fatto cambiare, diventare 34, che per il computer è un... Quindi alla fine quello che sta facendo lui è semplicemente, ripeto, prendere dei byte, possiamo anche qui dargli un rating, così il 20% diventa riconoscibile. Gli si può provare a fare da 0, magari no, 004 a 010, no, non è così, vabbè, non mi ricordo, c'ha parecchie opzioni. Gli si può provare vari semi, vedete che ogni volta lui corrompe a parità di semi, cioè lo stesso numero di byte, però ogni seme corrompe casualmente in posti diversi. Quindi questo è quello che fa. Ci sono varie opzioni, per esempio c'è l'opzione per dirgli non generarmi caratteri non stampabili, escludi certi tipi, cioè se tu cambieresti un bit che fa diventare, vedete queste cose qui per esempio, non mi piace, cioè, ci sono modi anche per raffinare un pochino l'output. Tutto bene, direte voi, ma questo può servire veramente a trovare dei bug? Io vi ho detto che è così, potete anche leggervi che è così, però andare a provarlo con delle applicazioni grosse non è semplicissimo, perché poi ci sono un sacco di opzioni, eccetera, eccetera. Quindi io ho fatto un'applicazione stupida e vedremo come con Zoof, con due opzioni, si può trovare un bug in un file, un programma scritto da noi che non ti aspetteresti. L'esempio è molto scemo, vi avverto. Allora, oggi c'è stata a Cagliari, misteriosamente, un'invasione di pinguini. Quindi, per vederci di più, le autorità hanno piazzato una serie di sensori in giro per Cagliari. Questi sono dei sensori con delle fotocamere che quando passa un tux se ne accorgono e mandano un ping a un server, a una centralina che registra tutti questi ping. Cioè voi passate con la vostra maglietta, lui passa con la sua maglietta di tux, a parte che si rompe il sensore, ma passa con la sua maglietta di tux di fronte a uno, ping, ne ho trovato uno, passa a lui, ping, ne ho trovato due. Così le autorità si fanno un'idea di quanto questa invasione aliena di tux sia grave. Ho un pochino complicato questo network, perché poi vedremo dove andiamo a agire noi. Quindi ognuno invia, proprio immaginatevi un ping, che sia una cosa elettrica, non ci interessa, una stazione di controllo centrale. E qui c'è la parte dove entriamo noi programmatori. La stazione centrale a fine giornata manda un messaggio binario di 5 byte, che poi vedremo come è fatto, al nostro server. Il nostro server gli dice quanti sensori attivi c'erano, perché magari qualche teppista ne ha rotto uno, manca l'elettricità, e quanti pinguini hanno visto. Il nostro compito di sviluppatori, si spera ben pagati, è quello di fare la media, di fare il parsing di questo file binario e stampare a schermo. Oggi il numero medio di pinguini per sensore era 5, cioè su ogni sensore sono passati 5 pinguini. Scusate la cretinata, però è un esempio. Questo è il protocollo che mi sono inventato, un protocollo di il messaggio che lui manda a fine giornata sono 5 byte. STX e TX sono dei caratteri ASCII che sono nati proprio con questo scopo, start transmission and transmission, servono per essere sicuri di dove andare, perché se ti arriva uno string di byte tu sai start transmission, sta iniziando un nuovo messaggio, and transmission ho finito. Quindi questo è un pochino il nostro formato, e dentro c'è un byte che è il numero di sensori attivi, non ci aspettiamo di averne più di 255, e poi due byte che rappresentano il numero di pinguini visti da ogni, potrebbe essere anche tanti, visti da ogni sensore. Per recapitolare la situazione è questa, una serie di rilevatori che manda il ping quando vede il pinguino, a fine giornata la centralina di controllo manda questo messaggio di 5 byte al nostro server e noi dobbiamo fare un programma per tirar fuori la media. È tutto chiaro fin qui? Ora, io ho fatto un'implementazione, pensate, cioè non solo mi sono immaginato questa cretinata, ma ho anche scritto del software. Non c'era nulla al cinema, avevo detto prima. L'ho fatto in Python. Se non conoscete Python non fa nulla. Uno, perché una delle cose, secondo me, migliori di Python è che più o meno si capisce, anche se non l'avete mai visto. Due, perché comunque non stiamo facendo Python. L'importante è più o meno capire cosa sta succedendo. Qui c'è, questo qui indica il formato del messaggio, quindi C, un carattere iniziale che è l'STX, B, un byte che ha un valore, H, short, il numero di due byte che rappresenta i pinguini, e C è la finale.
Qui fa delle magie con una libreria di Python per trasformare i byte che gli arrivano in numeri più carini da maneggiare. Addirittura facciamo un controllo formale, pensate, del protocollo, cioè se non c'è il carattere STX all'inizio e STX alla fine vuol dire che il messaggio è mal formato, e alla fine rendiamo il numero di la media che ci è stata richiesta dal nostro cliente, si spera pagante. Vediamo come funziona. Noterete, se non lo noterete ve lo faccio notare, che questa cosa qui l'ho fatta in modo di poter leggere lo standard input. Siccome abbiamo dimostrato che il phasing funziona qualsiasi sia la fonte dei dati, non staremo qui a romperci le scatole a intercettare il messaggio direttamente quando arriva in rete. Cosa che è possibile fare? Zuf c'ha un flag che è meno n, che se gli dai il meno n lui intercetta anche il traffico di rete, gli si può addirittura dire intercetta solo questa porta, ma non... è fantastico. Però siccome a noi interessa avere i dati e quelli sono uguali, io ho preparato un file con un messaggio di 5 byte che ho preparato con un altro script già pronto e possiamo usare quello. Quindi proviamo prima come funziona, l'ho chiamato defective binary protocol, certo così un po' la suspense va a farsi benedire, però intanto ve l'ho detto che non funziona. E gli diamo in pasto questo messaggio di 5 byte che è corretto e lui fa il suo lavoro, vedete, dice questo è 10, mi pare che ci fossero, non mi ricordo, 20 sensori o 5 sensori e 2 pinguini per sensore, lui fa la media e esce fuori che è 10, benissimo. Ora, in quel software di prima c'è un bug, non so se avete capito quale o no, però diciamo che noi non l'abbiamo trovato facendo testing normale e vogliamo vedere se questo fuzzing, così, se è vero che corrompendo casualmente questi 5 byte, lui ci può trovare qual è il problema. Cominciamo. Vedete che qui è già successo qualcosa. Lui deve aver modificato qualche bit dei numeri di partenza in modo che lui gli è arrivato dei numeri diversi e la media era diversa. Però non è crashato. Quindi non è che possiamo andare avanti così provando tutti i semi uno a uno. Quindi gli diciamo di andare lui... C'è un flag che è molto comodo, che lui ti dice cosa sta facendo, qual è il seme e qual è il rapporto di corruzione che sta usando. Questo quando voi lanciate le cose automaticamente, quando andate a casa e magari salvate l'output su un file, è il caso di farlo, perché così quando il programma crasha sapete come ripeterlo. Proviamo a fargli fare i semi da, togliamo il verbose che rompe le scatole, da 1 a 100. Scusate. Meno S, SSID, cioè lui adesso proverà col seme 1 e farà un tipo di corruzione, seme 2 lo fa 100 volte, tanto fatica lui. Vedete che qui ci sono dei risultati diversi, ma soprattutto c'è questo malformed message. Vi ricordate che noi abbiamo fatto il famoso controllo formale, no? Qui se lui va a corrompere il primo o l'ultimo byte non viene nemmeno accettato, quindi lì stiamo facendo dei controlli inutili, perché alla fine lì non viene fatto, viene escluso. Questo è, in questo caso è una cosa banale, però ci sono molti formati di file dove voi non potete permettervi di corrompere, tipo un formato di file immagine. Se voi andate a corrompere l'header, il programma non va a vedere quello che c'è dentro, quindi non li trovate gli errori. Quindi è il caso, sarebbe il caso di potergli dire guarda, questi byte lasciali in pace. Si può fare, si usa meno B che gli si, e poi gli si passa al range di byte da andare a toccare, oppure gli si può dire quelli che al contrario non vogliamo toccare. Nel nostro caso, se vi ricordate il nostro protocollino, i byte 1 e 5, quindi lo zeresimo byte, il quarto byte, non vanno toccati, perché se lui si accorge che sono diversi non va neanche a fare calcoli e non sapremo mai. Se quindi gli diciamo quelli lasciali in pace, vai a corrompere tutto il resto. Quindi i byte dalla posizione 1 a posizione 3, quindi 0, 1, 2, 3, 4, li puoi toccare, gli altri lasciano in pace, così infatti non fa malformed message, però ancora non ha trovato nulla. 100 semi sono pochi, facciamogli fare 1000. Vediamo se trova qualcosa. Oh! Che è successo? Così, come vedete, non si capisce nulla. Chiediamogli di essere più preciso e di usare il verbose. Va avanti, va, va, accidenti. Se usa il seme 590, fa una mutazione tale che ci ha trovato un bug che ha fatto crashare il programma, perché questo non è un errore, cioè un errore di divisione per Z. Ora noi potremmo fare zoof direttamente sul file, come possiamo fare? Beh, abbiamo il file di dati, usiamo xdump,
facciamo cat msg.dat xdump e possiamo provare, tanto sappiamo che i dati comunque poi li leggiamo, lui li corrompe sempre nello stesso modo, abbiamo detto sem-590, scusate, ho fatto 2 anziché s, e qui si vede quello che è successo, poi in realtà ce lo dice perché Python è così gentile da trovare il trace, perché il problema è che questo numero qui si aspetta che il numero, che i detectors, cioè i sensori di pinguini siano sempre positivi, se per qualche motivo sono tutti spenti e lì li passa a zero, questa è una divisione per zero e il programma crash. Questo è un errore da principianti, nel senso che quando tu fai il testing di un programma, in un caso del genere te lo dovresti immaginare da subito, è classico, però chiaramente, ripeto, ho fatto una cosa in modo che fosse facilmente visibile nel non tanto tempo, proprio non so neanche quanto manca. Beh, in realtà nel non tanto tempo che avevamo, però fa vedere come con costo zero, perché il costo è stato quello di lanciare Zoof e andarci a bere mezzo caffè, lui da solo abbia trovato un bug che noi non abbiamo trovato. In questo caso è questo qui. Qui dovremmo dirgli, se questo è zero, scrivi, guarda, non ci sono sensori accesi o qualcosa del genere. Quindi, alla fine la grossa bellezza di questo tipo di Zoof, chiaramente, basta guardare il manuale, c'ha 10.000 possibilità, perché poi quando si va su applicazioni un po' più complesse, magari di semi non ne devi provare 1.000 prima di trovare un problema, devi provare 10 milioni, magari devi, quindi puoi cominciare per esempio a suddividere i processi, a vedere se ci sono processi, perché una delle cose che può capitare è che anziché crashare il programma va in loop e non esce più, quindi ci sono 1.000 cose, di 1.000 modi per variare il comportamento. Però quello che mi interessava farvi vedere oggi era semplicemente il concetto, perché allora già sul testing in generale la situazione è abbastanza sconfortante, anche io ho conosciuto veramente bravissimi programmatori di tutti i tipi, ricercatori, che però quando si tratta di andare sul testing rimangono al caso uno che abbiamo visto, cioè print x, vediamo se cosa mi stampa, alla fine eseguono il programma e ci hanno 500.000 messaggi, sto guardando te infatti, 500 messaggi stampati, quindi già lì dovremmo impegnarci di più a fare le cose in modo un pochino più formale, così. Però tutto quello che può aiutare da questo punto di vista per avere un software il più possibile privo di difetti, perché ricordate, più tardi il difetto viene scoperto, più costoso è per tutti. Se anche voi fate un programma senza scopo di lucro, open source, se quando esce fuori è pieno di bug, beh, quello dopo non lo scarica nessuno, perché chiaramente non fa piacere a nessuno. O comunque correggere il bug di software scritto un anno prima è molto più difficile che correggerlo quando si trova. Per questo è importante fare il testing. In questo caso il fast testing, cioè il motivo per cui non si fa testing, qual è? Che è faticoso, è una rottura di scatole, è noioso. Il fast testing è quasi truccare, perché non bisogna far nulla. Bisogna imparare a usare un comando, adesso io vi ho fatto vedere quello che secondo me è il più semplice e il più versatile. Ci sono anche librerie per il vostro linguaggio di programmazione preferito, che fanno, lo possono fare anche direttamente dal codice. Ci sono altri tool, però una cosa come Zoof, in neanche un'ora abbiamo visto un bel po' di opzioni per usarlo in modo assolutamente realistico, abbiamo trovato un bug, è gratis. Trova dei bug, tra l'altro, questo è dimostrato, perché è stato usato molto, ci sono molti paper, molti studi, che trova dei bug diversi da quelli che trovate col testing, perché sono dei bug appunto di situazioni che difficilmente ci si immagina. È particolarmente indicato in casi in cui voi abbiate degli input grossi, dei formati di file complicati, della roba che passa in rete, dei dati che magari vengono salvati sul disco e si corrompono e vai a capire perché, oppure delle cose come immagini e video, perché lì magari si passa da un encoder che chissà come è fatto, chissà rispetto alla specifica che bug c'ha, vi arriva un byte messo come non va, se va bene il programma crasha, se va male c'è un buffer overflow e diventa un problema di sicurezza. Quindi usare questo tipo di approccio qui non costa nulla
ed è in genere di trovare le cose. Al limite non trovate nulla, però ci vogliono 10 minuti per cominciare. Per quanto riguarda Zoof, abbiamo visto il modo in cui funziona intercettare le chiamate di sistema, qualsiasi esse siano. Mi pare che ci sia anche una versione, lo dico giusto così, se c'è qualche pervertito, c'è una versione, mi pare, alfa per Windows, se proprio volete, vi interessa, però sicuramente funziona per Linux e per BSD e anche per macOS 10, quindi c'è la possibilità di usarlo in vari ambienti. È abbastanza versatile, è di tipo mutazionale, quindi è molto semplice da cominciare a usare e se volete rispettare certe parti del file dovete dire i byte così, però per cominciare è molto è un buon punto secondo me. Io vi invito a giocarsi, anche perché secondo me è molto divertente, perché per una volta il lavoro lo fa veramente il computer, lui fa: oh, mi ha trovato un bug, che bello, cioè che bello no, però insomma meglio lui che io. Il mio discorso è finito, però se avete delle domande, delle contestazioni, delle proposte, se avete qualche curiosità, qualche domanda, prima di tutto qualcuno di voi aveva già visto questo tipo di tecnica? La trovate utile, la trovate interessante? Io quando l'ho scoperto, devo dire, devo ammettere, nonostante faccia questo lavoro da tanto, non tanto tempo fa, e l'ho usato per testare un protocollo di un'applicazione biomedica, un protocollo abbastanza complesso, quindi ci passava potenzialmente di tutto. Devo dire, sono rimasto stupito, perché poi una volta che lo vedi dici: ma perché non ci ho pensato prima a fare una cosa? Cioè, generare numeri casuali oggi è una cosa semplice. A me raccontava un professore di ingegneria delle prime simulazioni di Monte Carlo che lui faceva proprio per applicare le tecniche probabilistiche delle costruzioni, che ai tempi si comprava il libro dei numeri casuali, cioè c'era gente che pubblicava un libro con i numeri casuali, perché il computer ce n'era uno con le schede perforate, quindi ti compravi, oppure addirittura mi ha detto che facevamo quei dadi con le... cioè, oggi è così semplice avere una buona fonte di entropia con il generatore di sistema, e effettivamente è un ottimo modo. Soprattutto oggi, addirittura io ho letto da poco uno studio che mostra come ormai quasi tutti i bug di sicurezza, 90%, che vengono trovati con queste tecniche qui. Cioè è più che il cracker che va e trova, poi lì sì, chiaramente quello lo fa chi ha interesse ad attaccare, ma le aziende che fanno hardening così, la prima linea è questa: avere dei fuzzer chiaramente molto configurati, perché devi sapere che byte andare a toccare, che byte salvare, b e ba. Però questi sistemi qui generano caos e prima o poi ti trovano un buffer overflow o un problema. Io ho trovato una tecnica molto utile, tutto sommato semplice, quindi mi ha fatto piacere parlarvene. Se non ci avete... è tardi, lo so. Buona serata a tutti, grazie.